Siamo oggi qui in studio con Miss Paradiso 2022, Erika Vacchiero, benvenuta. Grazie. E il patron del concorso, Giuseppe Berlier. Grazie. Buongiorno. Dunque Erika, tu sei l'ultima vincitrice di questo concorso del 2022. Raccontaci qualcosa di te, come mai è nata in te questa passione per il mondo della bellezza, della moda e delle sfilate. Ho iniziato questo percorso nel 2022 con la mia prima sfilata e successivamente poi sono andata a partecipare a Miss Paradiso, al concorso di Beppe, dove mi sono rispecchiata molto, essendo un concorso che raggruppava soprattutto la Valle d'Aosta e il Piemonte, appunto dove ci vivo io, e quindi sarebbe stato un po' un concorso che raggruppava le mie tradizioni, le mie culture. E mi ha fatto crescere molto, è stato un concorso dove ho messo, soprattutto ho imparato a valorizzare me stessa in primis e appunto come mi faceva stare una sfilata e un concorso, e poi sono anche cresciuta in ambito con sicurezza e soprattutto in ambito anche come sfilare davanti a una passerella. Tu sei giovanissima, hai 17 anni, e che scuola frequenti? Turistico a Ivrea, e appunto mi piacciono molto le lingue, studio il tedesco, lo spagnolo e l'inglese, che in questo ambito serve. Certo, e il tuo futuro come lo vedi all'interno del mondo della moda? Spero di sì, spero un futuro di fare appunto, di riuscire a realizzare il mio sogno, quello di fare la modella, e ho anche fotomodella, e per adesso di continuare a concorrere per questi concorsi che penso siano soprattutto una crescita personale. Tu sei entrata di diritto nel concorso di Miss Grand International, che si terrà dove? In Puglia, la finale nazionale, e poi successivamente da una ragazza che partirà dalla Puglia, che rappresenta l'Italia, in Vietnam. Quindi un concorso molto importante, qual è la tua speranza? La speranza è di riuscire ad arrivare in Puglia, essendo che sono pochi posti d'entrata in Puglia, e sperare appunto, rappresentare l'Italia sarebbe un grande successo, però già solo arrivare in Puglia già sarebbe importante. Giuseppe, quindi tu sei il patron di questo concorso che è nato quanti anni fa? Sì, Miss Paradiso è nato 10 anni fa già, appunto prendendo spunto da quello che era il territorio, quindi un grande parco che è quello nazionale del Gran Paradiso, da cui chiaramente trae ispirazione. Quindi già 10 anni fa, come dicevo, e per quanto riguarda invece Grand International, è questa opportunità che le ragazze hanno grande con il concorso più famoso al mondo, si può dire ormai, e che darà la possibilità a una ragazza del territorio di rappresentare in nazionale appunto la regione. Quindi sicuramente speriamo di farcela, che sia l'anno buono. Mentre per quanto riguarda Miss Paradiso, ricomincia a breve la stagione, diciamo 2023. Sì. Come è strutturato questo concorso? Allora, Miss Paradiso 2023 è ufficialmente partito. Il 4 febbraio avremo la prima tappa di lancio, avremo una tappa al mese. A giugno si terrà la prefinale, ovvero con la parata di presentazione delle 25 finaliste, unita alla prefinale di Grand International Italy, quindi questi due grandi eventi assieme, per poi lanciare la finale del 1° luglio. Quindi partiamo appunto sabato 4, tra circa una settimana, e ogni volta andremo a conoscere 4-5 rappresentanti che si aggiudicano la finale. Oltretutto posso aggiungere anche la collaborazione con Obiettivo News, che ci vedrà protagonisti assieme di queste tappe, dove anche voi avrete la possibilità di scegliere una ragazza che potrà collaborare nella vostra nuova iniziativa, che è quella che non svegliamo ancora, direi, per adesso, con una nuova iniziativa. Quali sono le caratteristiche con le quali queste ragazze vengono scelte? Cosa devono avere di diverso? Caratteristiche di peculiarità rispetto alle altre. Come diceva bene Erika, in realtà i contest, i concorsi di per sé non sono solo una passerella, una sfilata fine a se stesse e basta, ma sono bensì un percorso di crescita per coloro che vorranno proseguire, oppure per coloro che vogliono prenderla come esperienza momentanea e basta. Quindi le ragazze possono essere emergenti, quindi candidarsi da sole, oppure possono essere contattate se si vede in loro qualche caratteristica
puramente di immagine magari inizialmente, o di personalità, o per storia che si può conoscere o vedere sulle ragazze. Quindi poi una volta prendendo parte al percorso ne esce l'eventuale talento, l'eventuale capacità, o comunque sicuramente quello che si è riscontrato che per le ragazze è un percorso di crescita, a prescindere di autostima per alcune che a volte può essere magari bassa autostima, insicurezza, il concorso, il percorso in sé aiuta a crescere e a rafforzare anche questi caratteri, quindi questo è bello. Il concorso Piemonte Valle d'Aosta? Il concorso è un concorso in realtà registrato a livello nazionale, quindi è aperto a tutte le regioni. Chiaramente come progetto di nascita è incentrato sulle regioni nord-ovest, quindi è dove noi poniamo la massima attenzione, ma le candidature comunque arrivano anche da altre regioni, soprattutto del centro-nord al momento. Quindi tutto è possibile in realtà. Quindi le ragazze ad ogni tappa saranno, quante saranno? Allora, le ragazze allo stato attuale delle cose sono 235 come candidature. Candidature intendiamo i primi messaggi di iscrizione che verranno poi autenticati, diciamo così, con la presenza alle tappe, e verranno suddivise in gruppi di massimo 22 per tappa, quindi arriveremo, sono già tante comunque, sì, anche a livello gestionale, poi quindi arriveremo ad un massimo alla fine di un 115 che riusciranno a entrare poi nelle tappe, nelle 5 tappe che alla fine faremo prima della finale. Quindi tantissime ragazze, com'è il rapporto tra di voi? Cioè, si può instaurare anche un'amicizia o dei rapporti all'interno di assolutamente dei concorsi? Assolutamente sì, proprio perché essendo che questo concorso l'ho vissuto in prima persona, posso dire che si è creato un bellissimo gruppo all'interno proprio di questo contesto. Un gruppo prima con tutte le ragazze, perché ci incontravamo a diverse tappe, crescevamo insieme, ognuno di noi aveva qualcosa da dare e da prendere, non è stato un concorso di continuo contrasto, è stato un concorso appunto che siamo cresciute insieme. Un'altra cosa che posso dire è che questa esperienza tutt'oggi mi ha fatto conoscere 5 ragazze molto, a me molto amiche, sono 5 ragazze che hanno concorso e concorrono ancora tutt'oggi per Miss Paradisia. E quindi si creano questi rapporti d'amicizia, anche da vedersi fuori, da appunto da continuare il percorso insieme. Sì, quindi un bel messaggio anche al di là del concorso in sé, comunque per prospettive di relazioni che durano nel tempo. Io infatti mi permetto di aggiungere, se posso, questa cosa qui è proprio una cosa importante che abbiamo riscontrato avendo io collaborato in tanti altri concorsi nazionali e non solo. Non è sempre facile, non è sempre scontato, e questa è una grande soddisfazione aver visto proprio concretamente la nascita di nuove amicizie protratte anche dopo il concorso, tutt'oggi le famiglie stesse. Come età che hanno, magari essendo molto giovani riescono ad avere più un rapporto sincero rispetto magari a ragazze più grandi, come vediamo magari in altri concorsi che tendono ad avere un'età più... Sì, 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 dai 15 ai 30 in realtà. È chiaro che le età più o meno simili hanno più facilità a creare il gruppo, quello sicuramente, ma l'ambiente di per sé è stato quello positivo ed è stato bello vedersi appunto, ecco. Certo, quindi hai qualcosa da aggiungere? Sì, no, al nuovo concorso? Sì. Beh, ci sono tante novità quest'anno, oltre Grand International, oltre alla nostra collaborazione, che sono già due grandi novità, soprattutto anche per le ragazze. Ci sarà un progetto che chiaramente a livello mondiale che riguarderà la sostenibilità ambientale, la salvaguardia del pianeta, che ci stiamo lavorando, quindi le ragazze del team Paradisia potranno viaggiare nel mondo alla difesa dell'ambiente, ma chiaramente, come si può ben immaginare, è un progetto molto grande che riguarda anche delle onlus eccetera, e ci sarà tempo per parlarne. Ecco, comunque i due grandi... Un impegno volto anche al sociale, assolutamente, all'ambiente, per lasciare comunque un messaggio positivo e concreto, reale, al di là della questione legata esclusivamente alla bellezza. La bellezza, esatto, è proprio marginale, se vogliamo dire, per quanto riguarda il contest di Miss Paradisia, ma come per tanti altri. In realtà il concorso di per sé, per così dire, è un modo per lanciare vari messaggi, e noi vogliamo fare questo alla fine. Le ragazze sono tutte quante belle, lo si sa, ma con la loro voce, con il loro messaggio possono dare messaggi ancora più forti,
e quindi per questo lavoriamo. Certo, i nostri spettatori come fanno, come possono fare per poter vedere questo concorso? Allora, ecco, esatto, mi dai uno spunto per aggiungere due dettagli nuovi per il 2023. Il primo, che il pubblico che ci segue sui social, principalmente su Instagram, potrà nel corso delle varie tappe seguire e sostenere le rappresentanti con dei semplici like, che nel corso delle tappe appunto conosceremo. Quindi le 25 finaliste avranno la parte social, avranno la voce a livello social e il pubblico avrà la possibilità di dare la sua preferenza come storia, come personalità. Oltretutto potranno seguirci sui vostri canali, perché chiaramente ci sarà la diretta streaming da parte vostra, quindi seguendo i canali anche di Obiettivo News. E poi ogni tappa sarà giudicata, immagino, da una giuria? Ogni tappa ci sarà una giuria scelta ad hoc per l'occasione, può essere composta da sponsor o da autorità, secondo di dove saremo, quindi assolutamente sì. Ci sarà un'esclusiva top 10 per la scelta invece delle 10 che accederanno al Grand International Valle d'Aosta, chiaramente che con le 6 dello scorso anno arriviamo a 16, quindi solo in 10 si aggiungeranno le 6 finaliste per Grand International, anche queste nel corso delle tappe, quindi 2 per tappa. Grazie a voi dell'invito e colgo l'occasione per ringraziarvi per l'invito appunto di oggi, ma anche per la nuova collaborazione 2023, quindi seguiteci su tutti i social, da Instagram, Miss Paradisia e Obiettivo News. Grazie. Quindi amici di Obiettivo News, vi ringraziamo di essere stati con noi, ci vediamo ad una prossima puntata.